Fede, ma che cavolo ci facciamo qua con due defender? Non dobbiamo andare in cava. Beh, lo fanno tutti il test sullo sterrato, facciamone uno sull'asfalto. Grande idea, JB Cars è di Monza e quindi ringraziamo il fatto che siamo qua grazie anche a loro e abbiamo portato su asfalto la 110 nuova, motore 2240 cavalli, guardate com'è bassa e comoda per accedere qua su asfalto, versus la 90 vecchia 2004 122 cavalli. Fede, ti cucchi la lavatrice? Mi becco la lavatrice, eh? Però c'è un cambio però. Dopo facciamo cambio. Va bene. Mi preoccupano solo quegli pneumatici. Cerchiamo di entrare piano nelle prime curve. Mi raccomando, adesso sospensioni pneumatiche sulla tua, abbassale tutte. Metto in sport. Esatto. Abbasso dietro, bilanciamento del condizionatore e anche il frigorifero. Io c'ho l'acqua nel frigorifero. Ci voleva il Don Perignon, ma andiamo di acqua perché dobbiamo guidare. Dai, andiamo. Tutto pronto per questa gara esagerata. Concentrati. 3, 2, 1. Vai, giù tutto il trascinatore. E già il cambio automatico. Ti amo. Madonna, ragazzi. Staccata, ti vedo che sei lontano, 50 metri, io freno, la butto dentro, va, doti dinamiche, non male, è entrato un filo l'SP. Io secondo me mi ribalto qua se... Tu sei matto. Ci ribaltiamo così. Oh, il curvone, sto facendo tutto giù, 130, 135, sta lì perfettamente. 110. 120, senti che rumore, 130, cannone, non va più. Mamma che frenata, oh, schiacci e frena, la inserisco, tra l'altro non ha ritardo di inserimento, ho preso un po' il cordolo, ma tranquilla proprio, ma tranquilla, ma dinamicamente questa nuova è fantastica. Staccata al limite, davanti a che sedile, la Monza con il Defender, non l'ho mai fatto, un'esperienza unica raga, sentite come si imbarca. Ragazzi, sfrutta il cordolo. No, no, sono ancora vivo. Seconda di Lesmo, esco giù tutto il gas. Niente, Andrea è già sparito, non lo vedo più neanche all'orizzonte. 160 alla Scari, freno, frenata veramente notevole. Cerco di pennellarla piano. Fede, non ti vedo più neanche negli specchietti. Sai cosa faccio? Metto le quattro frecce e ti aspetto, perché secondo me io con quella riesco a batterti. Comunque, doti stradali di questa nuova, veramente fantastiche. Madonna ragazzi, fare la Scari a 100 all'ora e rischiare tutto. Grazie che mi aspetti Andre, perché davvero sembrava la lotta tra un elefante. Finalmente sei arrivato, eh. Adesso sì che ci divertiamo, raga. Ma senti che odore. Ma la regolazione dello sterzo? Ma c'è? È fisso, ma dai, ma la posizione di guida è scomodissima. Vabbè, io vado, già. No! Maledetto! Non è difficile recuperarlo, raga, con una mano. Beh, precisione cambio zero. Aspetta che regolo lo specchietto. Ma porca miseria, ma dai, ma non è possibile. Però basta macchina, eh? Abituati a avere all'idea del Defender. Il Defender è una macchina che non fa queste cose. Madonna come frena rispetto all'altra, ragazzi. Il problema sarà la staccata qua, perché qua siamo arrivando al rettilineo, arrivo a 120. Secondo me è meglio che inizio. Mamma, quanto devo schiacciare! Diciamo che il servofreno è tratto leggermente diverso. La butto dentro. Vediamo Andrea se appena entra in curva cosa ne pensa di sta macchina. Punto di corda che però a 80 all'ora riesco a tenere. Ci allarghiamo. Sensibilità dello sterzo zero, nel senso che tu giri e poi lei, diciamo che dopo 5 minuti inizia a fare la curva. 150, 170. Ma poi la rumorosità, ma che bordello c'è? Mamma mia, ma quanto mi ha dato? Vabbè, metto la sesta e vado in cava. Dove dobbiamo andare? Andiamo in cava. Non va. Vabbè, test del Defender, voto 1. E notare che lui ha delle gomme giuste, io ho le classiche di serie. Che non entrano. Io c'ho il pulsantino, io faccio clic e entrano, te devi smadonnare con la leva. Dai che ce la fai.
A fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Sono curioso di vedere te, Andre. Allora, diciamo che sono un po' preoccupato perché Fede, l'ho visto in grande difficoltà, ho alzato tutta la macchina, si alza addirittura di 15 centimetri. Io sto andando tutto di elettronica, quindi non ho praticamente fatto nulla. Sto andando piano, siamo in twist in questo momento. Vado piano perché sento che si appoggia un po' sotto, ma cioè, ragazzi, con gomme stradali, un filo di acceleratore, sono uscito in un niente. Fede, secondo me qua è 1-0 per me. Mi sa di sì. Ora facciamo il secondo passaggio, allora. Attenzione, nell'acqua. Fantastico! Fantastico! No, secondo me io non riesco. Cioè, ho paura. Devi. Mollo. Faccio fare tutta l'elettronica perché c'è il cruise che frena automaticamente. Non ho fatto niente ed è scesa in maniera perfetta. Cioè, dentro sono in salotto. Aspetta che prima del guado, prima di rimanere dentro, mi faccio un goccettino d'acqua ancora fresca che è nel frigo. Perché Fede, devi sapere che io ho la funzione guado che mi dà l'altezza dell'acqua. Qua posso entrare fino a 90 centimetri. Vai, vediamo se ci dà il guado. Vediamo se dà il guado. Mi fermo in mezzo, mi fermo in mezzo. Guarda che sta rilevando l'acqua. Ma no, ma è bassissima. Guarda, arriva la ruota. Adesso do un po' di gas e vedrai come esco, forse. Ma sì, guarda. Guarda, non ho fatto niente. Potevo farlo anche con la birretta invece che l'acqua. Spettacolo. Andre, iniziamo con le pendenze. Dove tu hai faticato, lei va su tranquillamente, io sto dando un pelo di acceleratore e devo dire che anche il cambio asseconda bene con le ridotte così, eh? Ma mi sta stupendo, eh? Tra l'altro io ho le telecamere che mi fanno vedere quello che ho sotto le ruote. Fichissimo. Anche qua ho mollato tutto e l'elettronica mi fa scendere a 5 km/h e io devo solo gestire la traiettoria, fa tutto lei. Guarda, non sto toccando nessun tipo di pedale. Uso solo il volante per venire giù e cioè veramente si uniscono le capacità di fuori. No, perché unisci le capacità di calcolo dell'elettronica alla capacità di fuoristrada di mettere le ruote al punto giusto. La telecamera ti aiuta perché proprio la trasparenza sotto al cofano, fantastico. Fede, sono arrivato. Questa è tosta, eh? Io non credo di avere il differenziale bloccato, non riesco a capire come funziona. Qui dovrebbe essere lock, dovrebbe essere bloccato. Proviamo l'ultima volta. Sono sempre con le ridotte, blocco differenziale innestato, auto alta. Un po' di gas e vediamo un po'. Dai, 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 sì! Ce l'ha fatta! Grandissimo il nuovo Defender! E la discesa me la faccio ovviamente controllata elettronicamente in solitaria. Ma incredibile come controlli. Guardate, sto scendendo a 5 all'ora da una discesa così piena di sassi. Ma cosa c'è qua? Ma ce n'è una nuova! No, vabbè, Fede! Ma che cosa hai tirato fuori dal garage? Ma che spettacolo! Il nonno! Ma è bellissima! Beh, allora, se fossimo rimasti veramente in seria difficoltà, c'era un fantastico berricello. Il berricello era pronto. Questo, secondo me, avrebbe dato filo da torcere a tutte e due. Però una cosa te la devo dire. Ah, mi sono divertito un casino,
B, mai avrei pensato che questo Defender fosse riuscito a superare la difficoltà in cui mi hai messo in questa fantastica cava, percorsi fuori strada. Tra l'altro ringraziamo l'amico Kekin, che è stato fantastico. Grazie, metterci Checo a disposizione questa fantastica cava. E oh, non l'avrei mai detto. Fantastica, incredibile, sembra così grossa, in realtà poi nello sterrato è più agile dei modelli precedenti. Ma ti spiego perché. Allora, con la tua probabilmente riprova, forse poi saremmo riusciti a salire, perché magari differenziale, lo blocchi, certo, fai, disfi. Però la tua riesce a fare fuoristrada se sei esperto di fuoristrada, cioè vero, se sai quando accelerare, mollare, frizione, freno. Qua tutta quella parte la fa l'elettronica, mm-hmm, e tu devi fare solo la traiettoria giusta. Il che un purista del fuoristrada dice, sì vabbè, ma allora cos'è il bello? Il bello è poter fare un fuoristrada serio, vero, duro e puro come quello che abbiamo fatto oggi, con una macchina che anche su pista, anche in strada, ti dà il comfort, la sicurezza, gli ADAS e tutti quelli ausili che in una macchina che esce nel 2020 devono esserci. E poi che design, mi fa impazzire. Bellissima. Fede, davvero bello. Faresti cambio con la tua? No, dai, dire no, no. Non cioè, credo. No, dai. Per come sono fatto io, no. Però vedi, era una macchina che ho, stamattina a Monza si è comportata così bene. Faceva le curve, roba che gli altri Defender non fanno. Quella la faceva dopo 5 secondi. Facevi così e poi dopo 5 secondi. Sì, in direzione, come una barcavela. Esatto. Invece questa, un buon inserimento. E qui dentro io mi aspettavo, tu avresti fatto 5 metri, invece mi hai fatto il mazzo. Invece ti ho fatto il mazzo. Fantastico, Fede. Grazie. Grazie. Alla prossima. Siamo al metro di distanza. Invece. E grazie anche a JB Car, che non so se gliela riporto, perché sta macchina, cioè, no, a me è piaciuta un sacco. Non gliela riporto. Non gliela Ciao JB Car.